Ed ha avuto almeno tre occasioni nette, come detto ha colpito due pali, certo le recriminazioni sono tutte per il Parma che però ha dovuto fare i conti con la compattezza del Messina, con il grande ordine con il quale la squadra di Mutti ha tenuto il campo. Non ha segnato ma Gilardino è stato comunque il protagonista assoluto e partiamo con le immagini proprio da una delle sue giocate più belle. Eccola qua. Stop di petto, immediata alla rovesciata in piena aria con il pallone che termina di poco al lato. Materiale da vedere e rivedere anche per Marcello Lippi, in chiave azzurra, meglio, decisamente meglio il Parma nel primo tempo, lo zampino di Gilardino c'è sempre, rimedia Storari su Bresciano. Attento il portiere del Messina anche sul tiro, da fuori di Rosina. Una delle rare occasioni dei siciliani ed è un'ottima occasione al settimo schema su punizione di poco fuori il tocco di Iliad. Ancora il Parma, guardate che bello il colpo di tacco di Gilardino, spazio per Grella, gran tiro e palo esterno. L'altro palo della porta di Storari lo colpisce su punizione Marchionni. Proteste dei ducali, timide a dire il vero per il contatto in aria tra Gilardino e Rezzai. Difficile per il Parma trovare spazi, tanto per cambiare ci prova Gilardino in questa occasione, ma non inquadra la porta anche sfortunato l'attaccante azzurro. Dall'altra parte più velleitario il tentativo da lontanissimo di Giampa. Finale di tempo su calcio d'angolo di testa, potenza, palla che termina di poco alta, l'agitazione in panchina di Silvio Baldini, le perplessità invece in tribuna dello staff tecnico del Parma con Arrigo Sacchi. Ripresa non cambia il tema tattico, il Messina a controllare una Parma troppo Gilardino dipendente e almeno in questo caso forse eccessivamente altruista. In verticale è davvero un bel Parma, non gli riesce spesso però, giocata di Bonera per Gilardino, esterno, rete. Nel secondo tempo il Messina in pratica si è affacciato una volta sola, questa, nella metà campo avversaria, impreciso la diagonale di Iliev, comunque il più pericoloso dei suoi. Nel Parma poi dentro Maccarone per Rosina, ma il terminale offensivo unico rimane Gilardino, Storari è pronto e piazzato sulla sua girata di testa. Ci prova anche Marchionni dopo aver vinto un rimpallo, deviato il suo sinistro, poi Storari in angolo. L'ultima azione c'è sempre di mezzo Gilardino, stavolta però a stoppare la splendida girata al volo di Bovo. Sospiro di sollievo e grazie da parte del Messina. La linea può tornare allo studio.